Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video qua sul canale in cui andiamo ad analizzare la prima parte, ovvero le prime tre sessioni di test in Bahrain. In particolare sto parlando delle due sessioni che si sono tenute nella giornata di ieri, ovvero giovedì, e di questa sessione della mattinata di venerdì. Adesso, prima di parlarvi di queste prime sessioni di test, di questi primi giri, di questo contatto con queste nuove monoposto, signori, intro e iniziamo! Partiamo da Red Bull, passo del team austriaco veramente interessante, molto costante, soprattutto nel passo gara. Verstappen, soprattutto ieri, ha girato per più di 150 giri come un martello su dei tempi veramente molto buoni. Però una Red Bull che di contro non ha innovato moltissimo, c'era da aspettarselo con una macchina che ha dominato, ovviamente non la vai a stravolgere. Staremo a vedere se questa filosofia si rivelerà vincente o se gli altri team riusciranno a chiudere il gap. C'è da dire che finalmente abbiamo visto l'RB19 e rispetto all'RB18 presenta soltanto alcune modifiche minori, oltre a un grande lavoro sul fondo che è stato migliorato. Ferrari, data per spacciata ieri, probabilmente sarà data per campione del mondo oggi. Purtroppo, ovviamente, questi sono solo test, non abbiamo idea di quali siano i reali equilibri in pista. Il team di Maranello ieri ha fatto un lavoro molto particolare, per questo aveva un setup molto instabile, aveva un setup volutamente instabile per certi versi. Si sono andate a provare molte possibili combinazioni di rigidezza delle sospensioni, altezze da terra, carichi aerodinamici, insomma, si è lavorato moltissimo analizzando un gran numero di setup differenti e andando a portare all'estremo la macchina. Quindi, certamente ieri in alcune fasi la macchina sembrava inguidabile con tanto porpoising e tutti questi problemi, ma era appunto perché si stava provando tanti setup, ovviamente quei setup così problematici non verranno usati. Però in questo modo Ferrari ha capito fino a dove si possono spingere. Leclerc ieri sembrava decisamente deluso a metà del pomeriggio, però c'è da dire che nelle interviste di oggi, dopo aver analizzato i dati, aver concluso ieri la sessione, si è detto molto fiducioso su questa SF23, soprattutto perché il lavoro che volevano fare ieri era proprio quello, è stato concluso in maniera positiva. Quindi tutto questo allarmismo è assolutamente inutile. Mercedes, si ritrova un po' nella situazione dello scorso anno, certo una comprensione maggiore della macchina, ma fanno ancora tanta fatica. Più indietro rispetto a Red Bull e Ferrari, meglio nella giornata di ieri. Oggi anche Toto ha detto che hanno avuto qualche difficoltà. Tutto sommato, nulla di tragico. Mercedes, che però ha già detto di avere diversi aggiornamenti pronti, quindi una macchina che si evolverà nel corso dell'anno. Per ora non li inserirei tra i possibili contendenti al titolo, però sicuramente una Mercedes che continua sulla sua filosofia e che cerca di ripartire. Nelle retrovie, grande lavoro di Aston Martin, certi tempi sono falsati. Ieri Alonso ha girato con una mescola morbida, con poco carburante per cercare quel tempone per arrivare secondo. Ovviamente non sarà quella la posizione, non lotteranno realmente per il mondiale. Però tra i team della metà griglia si è dimostrata essere quella più veloce e più interessante, con il progetto evoluto meglio. Ricordiamoci anche che hanno avuto un fine stagione in crescendo. McLaren invece continua sulla scia negativa del 2022, ulteriori difficoltà, ieri, oggi un pochino meglio però. Una McLaren che fa un po' più fatica rispetto agli altri, forse tra i tre del centro gruppo mi sembra quella più in difficoltà. Alpine, anche loro continuano con un buon lavoro, interessante la macchina, non si è ancora visto nulla di eclatante né in negativo né in positivo, staremo a vedere, sicuramente sarà di con McLaren come team. Parlando degli altri team, per ora non si è visto nulla di così eclatante, a parte i tempi che ha fatto registrare Williams, ma ricordiamoci che anche l'anno scorso Albon aveva il quinto tempo nella prima giornata e poi sono finiti ultimi, quindi. Non esaltiamoci per nulla. Staremo a vedere, speriamo abbiano anche loro un buon progetto perché stanno soffrendo da tanto. Ok ragazzi, questo primo video termina qua, uscirà poi un video conclusivo sulla sessione di questo pomeriggio di domani. Io ovviamente vi ricordo di iscrivervi, adesso ovviamente in diretta anche su YouTube, sui canali Sky. C'è la seconda sessione del pomeriggio, staremo a vedere cosa si inventeranno oggi i team. Quindi io vi terrò ovviamente aggiornati e noi ci vediamo nel prossimo video. Un saluto da Let's Go!